Buonasera, ancora buonasera, bentrovati. Perché tornare in piscine e palestre senza timore? Questo è il tema che affronteremo in questa nostra serata speciale dedicata appunto a piscine e palestre romagnole. Allora abbiamo tanti rappresentanti in collegamento per quanto riguarda la Romagna e anche qui in studio. Allora inizio con il presentare i nostri due ospiti in studio che sono il presidente del Garden Sporting Center Ermanno Pasini. Buonasera Ermanno. Buonasera a tutti. E Gabriele Corzani, presidente di Around Sport. Buonasera Gabriele. Buonasera a tutti. Ricordiamo che gestisce la piscina di Forlì, il Seven e la piscina di Cesenatico. Quindi insomma sicuramente un rappresentante importante per quanto riguarda il nostro territorio, il mondo delle piscine del nostro territorio. In collegamento con noi Claudia Nicolini, presidente di Gelso Sport. Buonasera Claudia. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Abbiamo Alessandra Fantini di Piscine Sport, responsabile della piscina di Forlì in Popoli. Buonasera Alessandra. Buonasera a tutti, salve. E poi abbiamo Fabio Cornacchia del management di Pool 4.0, quindi parliamo di Ravenna e Lugo, e anche delegato della FIN di Ravenna. Buonasera Fabio. Buonasera a tutti. Eros Montemaggi, presidente di Aldebaran Cattolica Nuoto e direttore della piscina di Cattolica. Buonasera Eros. Buonasera a tutti. Alessandro Lana, vicepresidente proprio di Aldebaran Cattolica Nuoto e responsabile amministrativo. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Luca Bosi, vicepresidente della nuova società sportiva SSD di Cervia. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. E Massimo Bardi, amministratore di Body Art di Mercato Saraceno. Buonasera Massimo. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Grazie, grazie a tutti voi per essere qui presenti, per raccontarci un po' quelle che sono le problematiche, ma anche la grande voglia di ripartire bene, di ripartire alla grande del movimento e quindi delle vostre strutture. Allora, inizio da Ermanno perché... c'è stato anche un manifesto, perché questa trasmissione prende, diciamo, spunto da un manifesto che coinvolge tutti gli impianti di nuoto del nostro territorio. Ovviamente ci sono anche molte, molte palestre che sono collegate. Vediamo anche insomma le due versioni del manifesto, intanto le possiamo vedere. Ecco, piuttosto eloquente: non c'è più nulla da temere, tornate in piscina e palestra. Questo è il vostro invito, perché questo è un invito a tutta la popolazione. Sì, vogliamo smettere di lamentarci, perché sono tutti tristi, tutti malinconici, tutti depressi, chi più chi meno, e quindi per noi è ora di finirla, nel senso che dobbiamo tornare alla vita, e per tornare alla vita lo sport fa parte della vita, anzi è una parte importantissima dell'educazione dei nostri bambini e degli adulti e di tutti quelli che poi usufruiscono dell'attività motoria per mantenersi in forma. Quindi basta, abbiamo detto tutti insieme, ci siamo incontrati, ci siamo visti, basta essere negativi, basta lamentarsi, basta dire sappiamo tutti c'è la guerra, c'è le bollette del gas, la luce, abbiamo il Covid, però dobbiamo tornare alla vita. Quindi tornate in palestra, tornate in piscina, tornate alla vita, questo è il significato. Il bello di tutto questo è che ci siamo trovati d'accordo in tanti impianti, perché rappresentiamo, se non sbaglio Gabriele, una trentina di grandi impianti natatori e con tutte le palestre associate. Quindi diciamo che la Romagna intera è rappresentata in questo gruppo di persone che ha intenzione poi di andare avanti per fare delle cose assieme, perché singolarmente abbiamo tutti i nostri limiti. Se i nostri problemi vengono condivisi, magari riusciamo ad avere anche interlocutori che possono ascoltarci, altrimenti singolarmente è molto difficile che questo avvenga. Quindi, l'unione fa la forza, come si dice. Sì, questo in questo caso è proprio così. In questi casi. Vado subito da Claudio Nicolini, che so aver avuto una giornata lunghissima, è tornata da una trasferta. La ringrazio in maniera particolare per essere qui presente dopo una giornata così. Per chiederti, Claudia, allora innanzitutto la partecipazione a questo manifesto congiunto e anche poi la situazione per quanto riguarda la tua realtà, quella di Gelso Sport, che ricordiamo è di Bellaria Igia Marina. Prima faccio una premessa che ci tengo molto a fare, e che è quella che, diciamo, si è creato un gruppo straordinario e stiamo divulgando un messaggio giusto
è importante e vede, diciamo, vede tutte le città, tutte le province unite e parlando la stessa lingua, che è quella di fare sport, tornare da noi. E non dimentichiamo che i nostri impianti sono sempre stati sicuri da subito, perché abbiamo avuto mille regole da gestire e non ci siamo tutti comportati super bene. E questo messaggio straordinario viene proprio da un gruppo che si è unito, e forse almeno nel mio caso per la prima volta si trova veramente a condividere e a divulgare questo messaggio importantissimo. E credo che le mie difficoltà siano quelle di tutti, per cui, come giustamente diceva Ermanno prima, è inutile che continuiamo a lamentarci, perché le difficoltà ci sono, esistono, però noi abbiamo anche tanto altro da dire, abbiamo tanto da fare e abbiamo voglia di accogliere tutti e invitiamo tutti a ripartire e tornare a una vita sana e felice, perché comunque da noi si sta bene e si fanno tantissime cose, sport ma anche socialità e normalità, e i nostri bimbi sono diciamo lo specchio un po' della voglia di vivere, e gli adulti e i nonni e chiunque. Quindi questo è veramente un momento speciale per noi, siamo tutti insieme, e che vengano a Bellaria, a Rimini, Ravenna, Cattolica, cioè dovunque, ma con lo stesso spirito. Ecco, questo è il messaggio che tutti insieme noi vogliamo dare. Quindi tornate, che è la scelta migliore che si possa fare. E tra l'altro avete organizzato anche un open day proprio in questi fine settimana. Sì, abbiamo organizzato un open day per far capire, per diciamo sottolineare ancora di più questo messaggio, appunto, che non c'è pericolo, ma c'è solo tanto da raccogliere a livello positivo, di salute, ripeto, e di felicità, perché si ha voglia anche di essere felici e tranquilli e spensierati. Perfetto, allora grazie Claudia per questo collegamento, per aver partecipato. Grazie a voi, grazie a voi Robby. So che nonostante la stanchezza ci tenevi in maniera particolare, e grazie sì, quindi per essere stata qui con noi. Assolutamente, vi ringrazio a tutti e ci vedremo presto, ci incontreremo presto per una rinascita generale. Grazie, grazie ancora a Claudia Nicolini. Grazie, un saluto a tutti. Io a questo punto vado da Eros Montemaggi per farmi raccontare un po', perché volevo sentire un po' anche dalle diverse realtà un po' la situazione attuale, oltre ovviamente alla partecipazione a questo manifesto congiunto che possiamo definire anche storico, perché insomma mai così tante realtà si sono unite, no? Per lanciare un messaggio di questo genere. Sì, la cosa importante è che questo è quasi un inizio per noi, nel senso che ci siamo trovati in un momento di difficoltà, un momento in cui noi non abbiamo mai smesso di credere di continuare a fare attività, soprattutto con le persone, soprattutto con i ragazzi. Nonostante le difficoltà abbiamo comunque cercato di resistere, difficoltà che abbiamo vissuto tutti, ci siamo trovati in una situazione nuova, eravamo abituati ai sacrifici di carattere economico, di carattere organizzativo, però questa situazione in particolare, diciamo che da un lato ci ha messo molto in difficoltà. La fortuna è stata che tutti quanti crediamo nel nostro lavoro, crediamo in quello che è un'attività di carattere soprattutto sociale che coinvolge intere generazioni, e per questo motivo io ritengo che questo, e questo è un incontro che lo dimostra, sia quasi un inizio di una collaborazione. Il fatto di sentirci, il fatto di trovarci, il fatto di condividere delle idee, secondo me ci può dare molta forza, e riprendo un po' quello che diceva Ermanno, è quasi la prima volta, perché spesso si può pensare che le piscine in qualche modo si facciano concorrenza,
Noi siamo convinti invece che più impianti ci sono, più attività viene svolta nel modo giusto, e siamo tutti professionisti in questo, più gente portiamo all'interno dei nostri impianti e avviciniamo allo sport. Questa è la forza dell'idea che ci spinge ad unirci e a lottare per qualcosa che è ritornare un po' a quella che, fra virgolette, la possiamo definire quasi una normalità. Certo. Vado da Alessandra Fantini, ricordo responsabile della piscina di Forlimpopoli, per chiedere appunto la situazione attuale della piscina di Forlimpopoli e anche a lei chiaramente qualche cosa sull'adesione a questo manifesto congiunto, perché lo dicevamo, lo ribadiamo, ma è bene ribadirlo, è un manifesto storico, perché comunque mettere insieme di fatto tutti gli impianti di un certo livello del territorio romagnolo è una cosa, diciamo, che non era mai successa. Sì, esatto, infatti è anche un messaggio per l'esterno, ma anche per noi internamente, perché nei momenti in cui ci hanno chiuso, i mesi di chiusura sono stati duri per noi gestori, anche per motivare i dipendenti, che comunque erano a casa e non si sapeva per quanto tempo. Sono stati mesi duri e questo messaggio, questo ritrovarsi tra di noi, sicuramente ha dato anche a noi stessi gestori la forza per dire che non sei da solo, perché alla fine in quei mesi ti trovavi di fronte a dei muri invalicabili, perché per quanto sia non sapevi quando finiva, come ne uscivi, hai delle spese fisse che, diciamo, ti contraddistinguono un po' da altre realtà, perché la piscina, anche se è chiusa, ha dei consumi fissi per il recircolo dell'acqua, quindi il consumo energetico, l'acqua, che sono fissi, quindi non è come da dire una palestra che magari spegni le luci, magari ti rimane il pagamento dell'affitto, però lì ti inserisce la batteria. E quindi ecco, il ritrovarsi fra di noi sicuramente ci ha dato quella forza e quella non solitudine che secondo me è sempre mancata negli anni, perché magari eravamo vicini di territorio, ma magari ti sentivi solo per le gare, per l'organizzazione delle gare e basta. E questo invece è sicuramente un messaggio importante per l'esterno, ma anche per noi gestori. La piscina, come i problemi li abbiamo, penso, speculare su tutti gli impianti, a seconda della grandezza sono più o meno, ma la situazione è uguale per tutti noi. Quello che io vorrei portare di messaggio in positivo in questa serata, che vuole guardare al futuro e non al passato, è che sicuramente l'utenza, quindi i nostri ragazzi, gli adulti, ci hanno seguito e ci hanno sostenuto in tutto questo periodo, e appena ci hanno riaperto hanno cercato di ritornare a fare sport, a rifrequentare. Chiaro che è stato un continuo, perché poi anche i mesi, gli scorsi mesi sono stati frutti del picco di pandemia, quindi magari venivano una volta, poi sparivano per 15 giorni. E quindi, diciamo, il messaggio positivo è che comunque si ha voglia tutti di rimettersi in gioco e di riprenderci la nostra vita. E quindi in questo senso io ho speranza che ne usciamo tutti assieme. L'altro discorso è che comunque senza aiuti e senza sostegni, sì, cioè la fatica è forse più grande anche delle nostre forze, però io sono fiduciosa che comunque sia la nostra voce venga ascoltata, e quindi che ci aspettano dei mesi difficili, ma comunque che si eviti la chiusura, perché sennò non si avrebbe un futuro davanti, perché senza sport e senza socialità non sarebbe vita, ecco. Quindi il messaggio nostro è positivo e di credere che ne usciamo tutti assieme. Certo, perché poi vado da Fabio Cornacchia, l'altro aspetto è proprio quello che in questo manifesto viene richiesto, l'intervento anche a supporto da parte del governo, come è stato effettuato per altre attività. Buonasera. Sì, hai sicuramente introdotto un argomento molto, molto importante. E parlo per la provincia di Ravenna, che è quella che conosco meglio, quindi sia per tutta la mia esperienza lavorativa
che come appunto facendo parte del management di Pool 4.0 frequento gli impianti di Lugo, l'impianto di Ravenna, e la risposta sicuramente l'utenza nelle riaperture sia nel periodo estivo che in tutte le azioni del caso, e con tutte le attenzioni anche che abbiamo dovuto affrontare anche come a livello gestionale e normativo, la risposta dell'utenza è stata buona, sia come corsistica che come gente che frequenta le piscine come utenza libera. E molto, da questo punto di vista, è stato un riscontro positivo, soddisfacente. E è fantastica anche questa unione, questa rete che si sta creando fra tutti i gestori in questo momento di grave difficoltà e anche di sofferenza. È vero che dobbiamo essere positivi e cercare di guardare tutto in un'ottica di ripartenza. Lo scenario è ancora molto, molto, molto complesso. Sappiamo benissimo che il Covid ha lasciato sicuramente uno strascico importante. Sappiamo che il discorso del caro bollette, delle utenze, è sempre molto diciamo un tema molto, molto, certo, caldo, attuale e anche complesso anche nel prossimo futuro, alla luce anche di quello che sta succedendo, no? Quindi non vogliamo, dobbiamo fare tutto il possibile per scongiurare delle chiusure, ok? Ma non è detto che si riesca a fare, insomma, è vero, come hai detto nel tuo intervento, è molto importante che l'appello che facciamo alle istituzioni, al governo e a tutte le pubbliche amministrazioni venga in qualche modo accolto, anche perché nella maggioranza dei casi noi gestiamo un servizio pubblico, gli impianti sono di proprietà nella maggioranza dei casi sono impianti comunali, e l'esperienza dei gestori degli ultimi si può dire ormai 20 anni ha fatto sì che il settore piscine abbia avuto un alto impatto dal punto di vista associativo, dal punto di vista aggregativo, dal punto di vista ovviamente dello sport, quindi del movimento, della promozione della salute, del benessere in generale, e ha avuto anche un alto impatto proprio dal punto di vista del miglioramento del patrimonio delle pubbliche amministrazioni, perché comunque spesso sono state portate avanti delle soluzioni, dei project che hanno migliorato con delle ristrutturazioni o con delle nuove costruzioni, proprio quello che è il patrimonio della pubblica amministrazione. E si è raggiunta un'alta professionalità all'interno degli impianti, ci sono delle figure altamente specializzate che svolgono tante attività, e è un luogo dove quindi si crea anche lavoro, per cui è molto importante che in questa fase di sofferenza, di difficoltà, tutto questo che è stato fatto da chi gestisce il patrimonio pubblico, gli impianti sportivi, non venga lasciato a se stesso, ma che venga aiutato. Insomma, questo è l'appello. Certo, anche per non dilapidare un patrimonio, insomma, umano e anche di strutture che si è creato. Gabriele ha un po', diciamo,
una visione romagnola abbastanza ampia, no? Visto che gli impianti che gestite sono diversi in diversi territori. La situazione immagino che sia molto simile però in tutta la Romagna, ma immagino in tutta Italia, poi insomma, vero? Noi parliamo della Romagna. Certo, noi gestiamo tutti gli impianti in Romagna, quindi siamo molto localizzati in questo territorio. Parleranno dopo altri colleghi che sono anche in altre province, diciamo, dell'Emilia e anche in altre regioni. La situazione è uguale dappertutto. Noi, vi dico la verità, abbiamo avuto la fortuna di avere dei comuni che ci hanno sostenuto per quello che potevano. Quindi il comune di Savignano, dove il Seven Sporting Club, subito nel primo lockdown e nel secondo ci ha riconosciuto i famosi costi incomprimibili, no? Quelli che, di cui parlava la Sandra di Forlimpopoli, e quindi ci è venuta immediatamente incontro per portare avanti la struttura, ancorché chiusa, per mantenerla nello stato in cui era prima della chiusura. Il Comune di Cesenatico ha cercato di riequilibrare parzialmente il PEF facendoci subito un allungamento della concessione. La situazione del Comune di Forlì è un po' più complessa, come in parte anche la piscina di Ravenna e di Riccione, perché noi abbiamo un contributo di gestione, quindi siamo stati aperti per l'attività agonistica potendo usufruire, insomma, del contributo di gestione del Comune di Forlì. È chiaro che non è sufficiente, però è una grossa mano che ci hanno dato, e devo ringraziare veramente i nostri tre comuni principali in cui gestiamo gli impianti più grossi. La situazione non è da sottovalutare e da tenere in considerazione bene quali saranno i prossimi passi, quelli verso il futuro. Sicuramente l'efficientamento dei nostri impianti è per ora una priorità, no? Quindi, parlando della domanda che hai fatto a Fabio, faccio una richiesta io a questo governo che ci faccia delle leggi che ci consentano di poter efficientare gli impianti. Hanno fatto il 110 per i cittadini, hanno fatto il bonus per gli impianti turistici. Ecco, manchiamo noi, cioè fatecelo anche a noi, così riusciamo a fare mi sembra una richiesta legittima, tra l'altro, visto che insomma si parla anche in questo caso di salute, no? È stato fatto il bonus anche per le terme, esatto. È giusto anche che insomma si parli anche di salute tutto l'anno con una sana attività fisica. Che sì, sia per i nostri clienti che magari per l'efficientamento dell'impianto. Noi siamo dei gestori evoluti, come diceva prima la Claudia. I nostri impianti sono sempre stati sicuri, e questo a noi ci ha fatto molto male, essere trattati come l'ultima ruota del carro rispetto alla qualità del lavoro. Nelle prime riunioni che abbiamo fatto con anche con la regione, insieme a Armando, abbiamo cercato di farci sentire, abbiamo detto: ma perché ci chiudete? Cioè, abbiamo degli impianti in cui il piano di autocontrollo esiste dal 2003 e lo applichiamo tutti i giorni. C'è la sanificazione giornaliera, ci sono i ripassi, c'è il cloro in acqua, che è un elemento che tutti abbiamo imparato a conoscere perché lo usiamo tutti i giorni per sanificarci contro questo virus, e poi dopo ci hanno chiuso, quindi siamo rimasti un po' male. Però insomma, come diceva qualcun altro che mi ha preceduto, giriamo pagina, pensiamo al futuro insieme in Romagna, ma insieme anche in Regione, insieme anche verso lo Stato, per dare un messaggio positivo. I nostri impianti erano sicuri e sono sicuramente sicuri adesso, ancora di più. Tornate in piscina, tornate in palestra, venite tranquillamente, perché avrete sicuramente dei benefici sia come qualità della vita, come salute, come dicevi tu prima, che dal punto di vista sportivo, dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'intrattenimento, perché noi ormai siamo degli impianti complessi, non facciamo solo la parte sportiva che si faceva una volta, si veniva in piscina solo per fare il nuoto agonistico o per fare il salvamento, indispensabile in Romagna, certo. Anche per il lavoro. Ormai siamo delle industrie a tutti gli effetti, e quindi vorremmo anche essere trattati come qualcosa di evoluto rispetto alla piscina comunale classica che ci ricordiamo di 30 anni fa, che era quel servizio obbligatorio che abbiamo imparato anche ad avere, no? Quindi adesso chiudere questo servizio sarebbe anche
un grosso handicap dal punto di vista culturale, no? Cioè noi faremo un passo indietro di almeno 40 anni, anzi di più, perché quest'anno noi al Seven, che è l'impianto più vecchio della Romagna, abbiamo festeggiato i 50 anni, quindi possiamo dire che da 50 anni questo territorio è abituato ad andare in piscina. Mi sembra una sana abitudine. Una sana abitudine da mantenere. Da preservare. Allora, visto che tra l'altro abbiamo parlato della regione, mi auguro sia già in collegamento con noi Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna e tra l'altro il referente regionale delle tematiche legate allo sport. È con noi in collegamento? Buonasera. Allora, stiamo parlando chiaramente di far tornare le persone in piscina e palestra senza timore, perché è importante questo. È un messaggio positivo, un messaggio che, come hanno sottolineato più volte anche gli organizzatori di questo, i promotori, diciamo, di questo manifesto, non vuole essere polemico, ma vuole essere un messaggio di grande positività. Certo, abbiamo bisogno di positività anche in questo settore. Abbiamo avuto più occasioni con i gestori di piscine, in modo particolare, di confrontarci in questi mesi. Ne abbiamo colto le sofferenze, le difficoltà e anche, diciamo, il peso negativo dell'area di condizionamento che si è dato dal punto di vista psicologico alle persone, per cui non si è mai tornati fino ad oggi a pieno regime, un po' per le regole, un po' per le paure e per i timori. Io penso possa aiutare anche la annunciata da ieri scadenza al 31 di marzo prossimo dello stato di emergenza, con quello che porterà con sé, ci auguriamo tutti, in termini di decompressione delle regole di restringimento, di accesso soprattutto agli impianti al chiuso. Le piscine sono sicuramente tra questi i più colpiti, e per iniziare davvero una stagione nuova nella quale ci sia un azzeramento di tutto il peso che si è dovuto portare in questo lungo periodo che è passato interminabile. Io credo che ci possano essere le condizioni, certo si tratta di gestioni che in questa fase vanno accompagnate, perché hanno sulle spalle il fardello di questi due anni, le interruzioni, le partenze mai a pieno organico. Ne abbiamo parlato anche col presidente Bonaccini recentemente, quando vi è stato lo sciopero dei gestori di impianti natatori qualche giorno fa. C'è stato anche un impegno da parte della regione, che sappiamo non essere risolutivo rispetto alle problematiche, ma mettere €1 milioni, questo è stato l'impegno assunto dal presidente, che si aggiunge al 1,5 milioni che è già stato stanziato nei mesi scorsi, è comunque un segnale, una volontà di mostrare comprensione nei confronti di una difficoltà e di fare quel che si può dal punto di vista regionale per assicurare questi luoghi. Certamente vi sono anche le palestre, con le piscine vi sono anche le palestre, sia quelle pubbliche che quelle private. Anche lì abbiamo provato con un bando a mettere a disposizione, con il codice Ateco, una selva inestricabile dal punto di vista della definizione, per cui qualcuno è rimasto fuori e non meritava di rimanere fuori, ma per rendere minimamente significativo il ristoro abbiamo dovuto fare naturalmente delle scelte. C'è una geografia di collocazione nei codici molto complicata, ma insomma sono due ambiti sicuramente vitali, essenziali nella quotidianità della pratica sportiva e del benessere, e quindi va fatto tutto il possibile. Questo è il livello regionale. Poi ve ne sono altri due. Uno è il livello delle città, dei comuni, in modo particolare, che in base alle loro possibilità, che sappiamo non essere infinite, anche lì ci sono limiti di finanza pubblica ormai storicizzati ed evidenti, è chiaro che devono agire in sinergia col livello regionale, facendo un po' la loro parte, compatibilmente, ripeto, a ciò che è nelle loro disponibilità. E poi c'è tutto il fronte del governo. Caro Energia sicuramente ha portato una mazzata che ha associato un peso supplettivo agli effetti della pandemia, generando un mix che potrebbe davvero portare sull'orlo della chiusura diverse gestioni o diverse realtà. Ne siamo consapevoli, la Stato Regioni è in campo da questo punto di vista, c'è un'azione costante che sul tema ristoro, caro Energia, o comunque attenuazione
del caro energia viene sottoposta all'attenzione del governo, speriamo che ne derivino delle occasioni importanti. C'è anche il tema strutturale che sentivo essere evocato giustamente negli ultimi interventi, cioè quello di consentire delle misure strutturali di efficientamento energetico che nel medio-lungo periodo consentono di produrre risparmi. E in presidenza regionale si è fatto un tavolo da questo punto di vista anche con le due grandi multi-utility che agiscono in Emilia Romagna, rispettivamente ERA, per il territorio che va da Bologna alla Riviera, compreso Modena, e IREN che invece agisce nel campo della Emilia Occidentale. Ci hanno descritto anche loro le difficoltà nelle quali versano, ma abbiamo bisogno di una collaborazione anche in quel senso, così come le energie alternative diventano assolutamente essenziali. Quindi, per chiudere, vi è una necessità sul breve, che è quella urgente, generata dal mix effetti sanitari caro energia di cui ho parlato, e qui ci vogliono delle azioni che soprattutto da livello nazionale arrivino a sostenere le gestioni. E poi c'è il medio lungo periodo che ha a che fare anche con l'approvvigionamento dell'energia e quindi le metodiche con cui ci si fornisce, e quindi soprattutto per i settori molto energivori come sono quelli delle piscine ma anche quelli delle palestre, c'è bisogno di agevolazioni che, come avviene per altri settori, diventino incentivanti e possibili da sostenere per provare a riequilibrare la situazione. Ecco, mi sembra quindi che si stia lavorando. Chiedo a Romano Pasini che cosa chiedete come impianti natatori e palestre alla Regione Emilia-Romagna. Come può aiutare la Regione Emilia-Romagna queste le vostre realtà? Beh, nel medio-lungo termine concordiamo tutto con Gabriele, ma tutti quanti sappiamo i costi, l'energivorietà dei nostri impianti sono veramente, vorremmo poter rientrare, come parlava il ministro dello sviluppo, no, il ministro Cingolani diceva che tutte le società o i gruppi energivori rientravano in un gruppo in cui veniva ceduto poi il gas a un prezzo calmierato, quello che probabilmente è estratto nel nostro Adriatico, visto i posti che abbiamo. E sarebbe fondamentale, visto che noi siamo veramente energivori, almeno finché non ci ricondizioneremo gli impianti, e rientrare in questo gruppo, quindi avere nel medio-lungo termine, nel breve, nel medio termine, sul lungo termine è difficile prevedere, un costo fisso di gas, perché questo per noi è il costo maggiore, così come l'energia elettrica. Io ho la fortuna di avere un impianto completamente rinnovato e oggi posso dire che, nonostante consumi il 30-40% in meno di energia sia termica che elettrica, perché produco l'una e l'altra, ho comunque dei costi che sono diventati insostenibili. Sono passato da 30.000 euro a 95.000 euro al mese e quindi questo è impossibile. È impossibile anche che un governo possa, secondo me, darci tutti i soldi che noi spendiamo. Quindi noi capiamo benissimo le difficoltà della finanza pubblica e ci mancherebbe altro. Però proprio per questo uno strumento efficace dove non vada a pescare nei fondi pubblici è quello che, con un minimo investimento, visto che sono stati dati bonus a tutti, ultimo quello dello psicologo fino a 600 euro, ci chiediamo noi che abbiamo una funzione sociale, una funzione sanitaria, una funzione di insegnamento, gli atleti che glorifichiamo tutti i giorni alle Olimpiadi invernali o no, dove sono cresciuti, si sono allenati da noi prima. Noi siamo a servizio delle enti di promozione sportiva, vengono da noi, gli impianti sono i nostri. Siamo a servizio delle federazioni, dove fanno le gare. Quindi noi siamo tutto questo, siamo quel serbatoio, quella base dove viene tutto. Chiediamo solamente un bonus, una parte, una cosa minima che incentivi, nell'ottica di quello che abbiamo scritto, a tornare le persone in palestra. Con un investimento di qualche centinaio di milioni a livello statale, se 200 milioni, 100 euro a persona per invitarlo a venire in palestra, si tratta di 2 milioni di persone che vengono movimentate verso di noi. La vendita media di un abbonamento in una palestra piscina è di 450-500 euro, se moltiplichiamo 2 milioni per quello, noi facciamo 1 miliardo di fatturato, non abbiamo bisogno che lo Stato pensi a noi, perché lo paga il cittadino, nel senso che il cittadino viene da noi, si fa del bene e non abbiamo bisogno di nessuno. Perché anche i 40.000 euro che daranno le piscine, chi se le potrà prendere, o i 25.000 euro, sinceramente, che ce ne facciamo quando abbiamo bollette di 49-50.000 euro al mese solo di gas e altrettanto di energia elettrica? Capite bene che sì, per carità, come diceva prima Gabriele, i comuni hanno fatto quello che potevano, sicuramente sì,
così la regione. Chiediamo solamente questa piccola cosa e insieme di metterci la faccia. Questo manifesto è quello, metterci insieme e noi ci mettiamo la nostra faccia come gestori, come responsabili, come persone che danno lavoro a 1500 persone, perché noi siamo 30 impianti oggi qui presenti che danno lavoro a 1500 persone dirette, poi tutto il lavoro indiretto. Noi siamo dei grandi consumatori di tutto. Una cosa ad esempio che non si parla mai nell'utenza è l'acqua. Noi paghiamo l'acqua come a casa mia, cioè io pago 3 euro al metro cubo l'acqua, la devo scaldare, ma è possibile che io debba pagare l'acqua 3 euro al metro cubo, che per forza, perché la legge Stato Regione del 2003, antica come il cucco, mi obbliga a buttare via il 3% dell'acqua tutti i giorni, quando potrei ripotalizzare ma non ho la legge per farlo? O potrei usare l'ozono o devo usare il cloro? Perché questo è il problema, ci sono tanti piccoli problemi dei quali andrebbe discusso in uno stato generale. E questo, però nell'immediato questo non ci serve, nell'immediato ci serve stimolare la popolazione a tornare da noi. Le paure non ci sono più, non ci devono essere. Noi abbiamo l'aerosol di cloro, chi ce l'ha? Voi andate, vi sfido, andate nelle scuole, andate negli ospedali, ci sono gli impianti di ricircolazione dell'aria? Io nel mio ambulatorio non sono obbligato ad averlo, perché in piscina noi ce l'abbiamo. In palestra c'è, noi ricambiamo l'aria continuamente, abbiamo degli obblighi legali per farlo. Bene, e allora dove sta il problema della insicurezza dei nostri impianti? Noi siamo stati tacciati, siamo stati privati di quello che dovevamo avere, perché noi siamo un luogo sicuro. Tant'è vero che basta vedere le persone che si sono infettate da noi, se facciamo lo studio, vedo nel mio impianto, noi abbiamo tantissimi bambini, abbiamo 2500 bambini in tutti gli sport, l'ufficio di igiene non è mai venuto da noi. Cioè, questi sono segnali e quindi e bisogna dire le cose come stanno. Invece siamo stati trattati come delle persone che appestavano gli altri. La comunicazione è questa. Oggi qualcuno si muove in più perché si sente dire che il 31 marzo non rinnoveranno quello, perché le vaccinazioni per tutto. Ma noi abbiamo sofferto veramente, ma tanto abbiamo sofferto, giorno per giorno, senza contare i costi aumentati per la gestione del Covid. Certo. Agli ingressi fare questo è certo un disastro. Quindi e questo quindi è il problema. Alla regione, no, alla regione non so se posso dirlo alla regione, chiunque, una struttura, un'istituzione, un ministero ci dia 200 milioni di euro in tutta Italia, fa 2 milioni a 100 euro a persona, fa 2 milioni di persone che usufruiscono di questo, moltiplicato e noi ritorniamo. E insieme a questo poi noi facciamo la nostra parte, non abbiamo bisogno di nessuno. E qualcuno ci deve mettere la faccia. Mi piacerebbe che il nostro sottosegretario allo sport, la Vestali, venisse in TV e dicesse questo. Mi piacerebbe che chiunque, uno degli affari sociali, qualcuno venisse a metterci la faccia. Questo noi chiediamo, mica altro. Io questo ho chiesto all'assessore allo sport, a Moreno Marese Rimi. Non vogliamo niente, non chiediamo denaro. Chiediamo mettersi la faccia, chiediamo quello che hanno avuto già tutti gli altri, perché sono stati fatti i monopattini, sono stati fatti tutto e noi ancora non abbiamo avuto nulla. Si parla appunto di bonus allo psicologo, le terme sono sopravvissute per il bonus. Io faccio consulente alle terme e sono sopravvissute. E noi perché ci devono far morire? Quando nell'immediato noi 100 euro a persona, invitano le persone a alzare il sedere dal divano e venire da noi, in palestra e in piscina. Mi sembra di una logicità, di una semplicità estrema, poco costo e grande risultato, senza far pagare lo Stato. Questo è il concetto. Quindi la Regione si può fare, diciamo, portavoce. Quello che chiediamo a Magni e al Presidente Bonaccini, ma ne abbiamo già parlato in passato, è questo. Siccome noi, io e Gabriele e tutti gli altri nostri collaboratori non abbiamo la possibilità di andare in conferenza Stato e Regione a dire queste cose, non possiamo accedere a qualsiasi ministero che possa arrivare a questo, però adesso c'è il mille proroghe, è stato ripresentato il bonus dello psicologo, potevano dare 200 euro in meno al bonus psicologo e darne qualcuno a noi, cioè noi facciamo anche questo, socialità, psicologia, i bambini che crescono di fuori dello sport poi li vediamo dove? Cioè, questo è il concetto. No, no, è giusto, è giusto. Torno da Gianmaria Manghi anche per sentire anche la sua risposta. Praticamente è una richiesta di farsi portavoce anche a livello nazionale, appunto, di tutto quello che è stato detto e anche di quello che poi è riassunto in questo manifesto. Sì, sì, ma l'impegno è stato assunto perché, come ho detto prima, la richiesta è pertinente e non è una richiesta soggettiva che riteniamo distorta a una realtà. Penso che anche gli enti pubblici territoriali abbiano contezza se, come credo nel caso di una regione come la nostra, hanno interlocuzioni costanti, quotidiane con le rappresentanze vive di un territorio. E ribadisco, non è un merito
aver interloquito con i gestori piuttosto che con altri mondi durante questi due anni, però è un dato di fatto. Poi una regione ha delle possibilità molto limitate per l'ingenza del bisogno che c'è, e questo è un altro dato di fatto. Ciò che si può fare, lo ribadisco, è sicuramente mutuare queste problematiche, farcene portatori nella conferenza Stato-Regioni, lavoro che è in corso. Dopodiché anche lì, per estremo realismo, vi è un limite nell'autonomia che ha un governo, pur nell'interlocuzione, naturalmente, di raccogliere quello che ritiene o di non raccogliere quello che non ritiene in termini di proposte. Quello che veniva detto poc'anzi è tutto vero. È tutto vero. Io evito solo per mia impostazione di non metterlo in parallelo con altri settori, perché ogni settore credo che possa avanzare dei bisogni. Sicuramente il settore dei gestori di piscine e palestre è uno dei più falcidiati, è un dato oggettivo. Sicuramente è un settore che ha vissuto e vive in perdurante sofferenza. Sicuramente è un settore che va accompagnato fortemente e in proiezione anche strutturalmente. Questo è un dato di consapevolezza che saremmo falsi intellettualmente, disonesti intellettualmente, se non riconoscessimo. La partita la dobbiamo giocare col governo, peraltro anche sulle produzioni di rinnovabili, proprio per stare al tema. La Regione, in questo secondo mandato del Presidente Bonaccini, ha allargato il patto per il lavoro, inserendo anche il clima, proprio perché c'è tutto la questione del Green New Deal e quindi delle energie rinnovabili. Quindi anche culturalmente, per scelte politiche, siamo in quel cammino. Convengo che per fare delle scelte che possano essere davvero strutturali ci vuole un investimento possibile per il titolare di un'attività che possa vagliare davvero con consapevolezza e con un buon margine, diciamo, di rassicurazione investimenti che gli possono consentire, facendo naturalmente, di ridurre fortemente i suoi costi. Queste sono interlocuzioni in corso, lo ripeto, il Presidente è stato a Roma anche la settimana scorsa, non presiede più la Stato-Regione perché c'è stato un avvicinamento dopo tanti anni, ma ha un ruolo primario anche perché figura di rilievo nazionale, non ho bisogno io certamente di sottolinearlo, e peraltro avendo una forte sensibilità allo sport, non per nulla la delega se l'è tenuta in presidenza, io collaboro con lui proprio in virtù di questa sua scelta, c'è anche un ritenere lo sport a qualsiasi livello un pilastro fondativo dell'equilibrio di comunità, quindi anche sul ruolo sociale, relazionale dello sport non vi è alcun dubbio a riconoscerlo, no? Gli investimenti sono tantissimi, cerchiamo di produrre insieme il massimo sforzo possibile con uno sforzo reale, non letterario, consapevoli che sopra di noi c'è un livello che comunque ha la sua autonomia e che andrà, dico, in modo benevole, positivo, sferzato, perché finora non è arrivato a mettere in campo quelle condizioni di cui c'era necessità. Ecco, io ringrazio allora Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica e della presidenza della Regione Emilia-Romagna, per questo intervento. Grazie, buona serata, grazie. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro. Mi sembra, insomma, ci sia comunque una buona apertura da parte della Regione Emilia-Romagna, insomma, mi sembra chiaramente le dichiarazioni che sarà al vostro fianco, insomma, per questa battaglia, anche se poi più che fare da portavoce non potrà. Speriamo che riusciamo a raggiungere qualche obiettivo, magari non poniamocene tanti perché magari dopo facciamo un po' confusione, 1, 2, 3 obiettivi chiari, il bonus sicuramente sport per partire subito, immediato, perché noi abbiamo bisogno di ripartire immediatamente, cioè, per fortuna i nostri clienti già vengono, però abbiamo bisogno di aumentare i clienti perché sono aumentati i costi, quindi dobbiamo aumentare i clienti. Efficientare gli impianti darà un risultato nel tempo, quindi manovra da fare, però il risultato lo vedremo più avanti. E poi il settore economico che comunque è stato falcidiato da un problema finanziario deve essere riequilibrato in qualche maniera, riconoscendo le varie
i vari tipi di società che fanno i gestori, perché l'altro problema è che si fanno, non si conosce molto bene il nostro settore e si fanno delle regole che molto spesso non valgono per tutti. Oggi ci cadiamo io e lui, riusciamo a prendere il bonus, qualcun altro che parlerà dopo magari non riesce a prenderlo. Quindi studiamo il nostro settore, capiamo quali tipi di società lo compongono e facciamo una regola che valga per tutti, altrimenti non siamo né equi né, insomma, facciamo una politica giusta. Vado da Luca Bosi, lo volevo coinvolgere proprio su questa tematica, perché in realtà in effetti quello che stavano dicendo proprio adesso è vero, perché stiamo parlando di impianti che comunque sono anche sia di dimensioni che per strutture, insomma, comunque diversi, e ogni impianto ha le sue esigenze e sono esigenze, insomma, che sono diverse magari rispetto agli altri del territorio. Ma guarda, intanto buonasera a tutti. Di nuovo, le esigenze sono tendenzialmente differenziate tra palestra e piscina. Poi quando stiamo nell'ambito comunque dell'impianto natatorio, credo che siano esigenze assolutamente comuni, possono differire nella misura in cui magari l'impianto ha avuto un maggiore efficientamento da un punto di vista energetico negli anni o è più giovane di altri, però diciamo che insomma le esigenze sono assolutamente orizzontali, ed è la ragione per la quale tutti stiamo dicendo cose simili, parliamo la stessa voce. Questo è sicuramente un bene, sia per quanto riguarda, diciamo, il lato positivo di questo messaggio che vogliamo dare, che è un messaggio di ripartenza, anche se, lasciatemelo dire, in una giornata come questa sembra un po' stonare, perché è chiaro che il mondo va avanti, ma quello che sta accadendo nel mondo purtroppo, oltre al dramma umano, genererà delle ripercussioni economiche che ancora una volta sui nostri impianti impatteranno tantissimo, perché quello che potrebbe accadere chiaramente sui costi energetici, che sono già alle stelle, potrebbe davvero essere ancora particolarmente significativo. Quindi da un lato un grande segnale di speranza, di ripartenza, di riapertura. Io credo che anche sul piano psicologico contino in effetti le misure secondo le quali si dice che da questo stato di emergenza si deve uscire, che la pandemia forse diventa un'endemia. Guardate, passatemi una battuta, io quando eravamo nel pieno della curva pandemica, della massima preoccupazione, la battuta è che ho benedetto la settimana del Quirinale e la seconda di Sanremo, perché insomma sono calate un pochino, no, perché ogni giorno, no, vedere un bollettino è qualcosa di veramente estenuante, soprattutto dopo 2 anni e mezzo, che deprime comunque le persone. Quindi il messaggio che diamo è un messaggio forte, sottolineando due aspetti: che praticare sport all'interno dei nostri impianti significa salute e benessere, e soprattutto una cosa che avrei detto anche a Manghi, ma che sicuramente ci sentirà, e che hanno detto altri colleghi, la nostra diversità è legata a un aspetto veramente essenziale che non va dimenticato. Noi siamo gestori di un servizio pubblico, noi gestiamo in larga parte delle attività che un tempo gestivano le pubbliche amministrazioni, ce le hanno date perché ovviamente abbiamo una certa professionalità e quindi sappiamo farlo meglio, ma stiamo gestendo un servizio pubblico come lo sono tanti altri. Questo ci rende naturalmente diversi e deve naturalmente metterci nelle condizioni di poter avere quei sostegni che continuino a garantire un servizio pubblico, perché altrimenti, come diceva ogni tanto qualche collega, davvero è la tempesta perfetta, cioè mi calano i ricavi perché meno utenti, mi crescono i costi perché aumentano le bollette, mi crescono i costi in termini generali, non posso aumentare le tariffe perché c'è una convenzione pubblica per gestire un servizio pubblico che mi impone di non aumentarle, e non posso nemmeno chiudere perché il giorno dopo mi denunciano per interruzione di pubblico servizio. Ora è chiaro che in una dimensione del genere è veramente molto complicato andare avanti, quindi noi fino adesso e anche domani reggeremo, perché teniamo alle persone che lavorano con noi, ma soprattutto teniamo i nostri utenti, è il bene più prezioso che abbiamo, e voglio dire a loro: veniteci, tornateci a trovare, state vicino a noi. Però è chiaro che la politica, io sì, ho sentito delle aperture, la regione ha le sue limitazioni, ma deve fare molto di più.
Guardate che l'ultima tornata, chiuso su questo, insomma, il giro che sto vedendo sul mille proroghe, sul sostegni ter, ho sentito molta politica nazionale mettere al centro il tema delle piscine, ma alla fine noi stiamo parlando adesso di un contributo straordinario di 30 milioni di euro che è stato licenziato un anno e mezzo fa e che fondamentalmente porterà alle piscine, quando va bene, anche se hai 10 impianti, un solo contributo da 40 mila euro, ci paghiamo il gas di un impianto di un mese. Quindi se ci fermiamo qua è veramente troppo poco. E poi non si capisce, come hanno detto altri colleghi, perché alcune misure come quella del bonus, ma soprattutto anche quella dell'eco bonus, non siano applicabili sugli impianti natatori. Siamo energivori, chiediamo di poter avere un provvedimento che ci consenta efficientamento, quindi una misura strutturale, e continuiamo a non essere ascoltati, è quasi una presa in giro. L'hanno limitato agli spogliatoi che devono essere accatastati diversamente rispetto all'impianto sportivo, e come dire, non potete far niente in quell'ambito. Quindi io mi auguro che, partendo dall'essenzialità del nostro servizio e della grande volontà e caparbietà che stiamo dimostrando anche qua stasera per fare in modo che lo sport, il benessere e la salute e la socialità rimangano al centro, ci sia, come dire, una risposta molto più concreta e seria, in modo particolare da parte del governo nazionale, mentre le amministrazioni locali, ovvio che fanno quello che possono, perché hanno risorse limitatissime, grandi difficoltà loro stesse a chiudere i bilanci, e quindi loro, secondo me, al pari della regione, insomma, ci devono dare una mano per mettere in campo una sensibilizzazione forte nei confronti delle istanze nazionali, e quando possono, perché non tutti lo fanno, darci comunque almeno una mano sulla parte dei costi o con l'allungamento della convenzione o con qualche piccolo onere straordinario che ci consenta quantomeno di superare i momenti più complessi. Vado da Massimo Bardi per sentire anche la sua opinione su queste tematiche, anche su quelle che ha sollevato Luca adesso. Buonasera, sì, chiaramente è già stato riportato tanto, o meglio tutto, nel senso di quelle che possono essere le problematiche e le soluzioni che possono darci una mano nel risolvere almeno parzialmente questa situazione di crisi. Come dicevano prima, tempesta perfetta, tutte le coniugazioni, coincidenze che hanno messo in ginocchio un settore che ha un valore sociale unico. Quando si sente parlare di aiuti, si parla aiuti al turismo, aiuti alle industrie. Per parlare del nostro settore si utilizzano tanti aggettivi, perché noi siamo sport, siamo salute, siamo prevenzione, quindi abbiamo un valore che va oltre a un'unica identità. Noi contribuiamo a formare la società del futuro, cioè lo sport forma i ragazzi, così come lo forma la scuola. Il valore che può avere il nostro settore in un impatto soprattutto nei giovani e nelle nuove generazioni per incontrare poi quello che sarà una società futura, ha un valore imprescindibile, indiscutibile. Quindi il fatto di richiedere un aiuto sostanziale, perché in ogni piccolo paese, noi facciamo parte di una piccola realtà, un paese di 5.000 anime che offre un servizio in una vallata e ricopre comunque più di 2.000 utenti all'interno dei nostri centri. Quindi abbiamo questa responsabilità sociale che fortunatamente è stata nel nostro caso estremamente appoggiata dall'amministrazione, perché io riaprirò l'impianto lunedì prossimo. Noi all'inizio di gennaio, di fronte al caro bollette, di fronte a una situazione critica sanitaria, ci siamo confrontati con l'amministrazione e abbiamo chiesto un intervento immediato di chiusura, e fortunatamente abbiamo avuto una risposta positiva da parte dell'amministrazione. Ci siamo messi intorno al tavolo, abbiamo ragionato di qual era il problema e ci siamo resi conto che l'unica soluzione poteva essere quella di sospendere il servizio. Quindi non abbiamo rischiato, come qualche collega, di essere denunciati per interruzione di pubblico servizio. Però ci siamo dati una data, ci siamo dati un obiettivo. Il nostro obiettivo era riaprire il 28 febbraio, far ritornare i nostri ragazzi in piscina una volta superato il momento di crisi. Adesso c'è la voglia, c'è l'entusiasmo, c'è
anche grazie a tutto questo lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, insomma, la voglia di spronare il settore, di urlare che il nostro è un settore sicuro e c'è bisogno di ritornare alla normalità per riuscire a superare tutto questo momento di criticità, di crisi. Tanti ragazzi ad oggi, anche in età scolare, si trovano ad affrontare momenti di crisi. Si parla tanto di crisi di panico in età giovanile, adolescenziale. Situazioni che quando eravamo più giovani noi non erano così diffuse, non era così comune trovare. Sicuramente questa situazione negli ultimi 2 anni ha lasciato degli strascichi importanti e sicuramente noi possiamo, col nostro settore, col nostro lavoro, aiutare a superare certe situazioni di difficoltà, anche proprio psicologica. Prima parlavano, Pasini appunto parlava del bonus psicologo, eccetera. Sicuramente indirettamente abbiamo una funzione anche in questi termini qui, noi. E credo che dobbiamo riscuotere un'attenzione maggiore, cioè quindi un valore aggiunto a quello che è la considerazione. Noi non siamo semplici piscine. Noi abbiamo un ruolo diverso che attraverso le nostre piscine eroghiamo alla comunità e alla popolazione. Vado ad Alessandro Lana. In effetti questo aspetto è un aspetto che è stato più volte sottolineato. Non si parla solo di attività, diciamo, prettamente sportiva, ma di tutto quello che poi ne consegue, quindi anche dal punto di vista sociale, anche dal punto di vista del miglioramento degli impianti. Insomma, è tutto collegato, no, fondamentalmente. Alessandro, ci sei? Sì, mi sente? Ecco, adesso sì. Prego, Alessandro. Mi ripete la domanda che non ho sentito. Ah, ok, no, dicevo, gli aspetti sono tutti collegati, l'attività sportiva, l'aspetto sociale, anche l'aspetto psicologico legato poi alla pratica sportiva, così come per quanto riguarda l'impiantistica, parlavamo prima anche delle migliorie agli impianti e anche dell'adeguamento degli impianti stessi. Quindi diciamo la materia è piuttosto complessa e per questo è un settore che va comunque aiutato. Assolutamente sì, come Gian ha detto e ribadito, se non si arriva, diciamo, ad avere degli aiuti concreti come il bonus capo che è stato proposto per le terme e per tante altre attività, non riusciamo a riprendere, diciamo, a ridecollare, perché diciamo questa pandemia ci ha messo in serie difficoltà. Teniamo presente che per restare aperti in questi periodi, nonostante il flusso di gente è diminuito notevolmente, noi per poter dare lo stesso servizio e mantenere uno standard elevato di controlli e di qualità, abbiamo dovuto aumentare la forza lavoro, e questo non ha fatto che peggiorare, diciamo, la situazione già drastica a causa del calo degli abbonati. Quindi il fatto di trovare alcune di queste proposte che sono state fatte da tutti gli altri partecipanti a questa riunione sono un minimo di ancora di salvezza che ci può portare a continuare a sperare di portare avanti questa nostra missione. Certo, mi piace anche il termine giustamente definita missione. Allora, abbiamo sentito tutte quindi le voci della nostra serata, andiamo a sentire anche quella dell'assessore allo sport del Comune di Rimini, Moreno Maresi, che non ha potuto partecipare alla serata, ma ci ha voluto rilasciare questa dichiarazione. Un manifesto di piscine e palestre per invogliare la popolazione a tornare in piscina, a tornare in palestra, a tornare a fare una sana attività fisica. Sì, è un manifesto che io ritengo condivisibile. L'amministrazione comunale di Rimini ha sempre
diciamo, dimostrato particolare attenzione al fenomeno dello sport e soprattutto al fatto che lo sport deve continuare a farsi, soprattutto nei confronti dei giovani. Quindi palestre aperte, piscine aperte, ovviamente con tutti i requisiti di sicurezza, ma tornare a fare lo sport è un fatto assolutamente importante per la salute sia fisica che psichica di tutti e dei giovani in particolare. Gli impianti chiedono giustamente che ci sia anche un apporto da parte del governo, che insomma che lo Stato intervenga in aiuto come ha fatto con altre categorie anche per quanto riguarda proprio piscine e palestre. Sì, condivido questa richiesta perché esattamente come le altre attività economiche anche lo sport genera ovviamente un fenomeno di natura economica. Basti pensare ovviamente, come abbiamo detto prima, alle palestre, alle piscine, a coloro i quali svolgono attività, che so, di allenatore, di tecnico, pensiamo ai fornitori di materiale sportivo, cioè c'è un mondo, c'è un'economia legata allo sport di straordinaria importanza e non si può in nessun modo lasciare da parte. Quindi lo sport va aiutato perché lo sport fa parte della vita di tutti noi. Torno da Luca Bosi perché insomma so che sono stati diversi gli incontri sia con la Regione che anche con il Ministero per quanto riguarda proprio le richieste di palestre e piscine per poter anche sopravvivere, no? E comunque continuare la loro funzione che è una funzione sociale importante. Sì, c'è stato un incontro ormai più di 2 settimane fa, lo diceva Manghi, con il presidente Bonaccini, che si è dimostrato ovviamente molto sensibile nei confronti del tema, ha garantito, lo ha ribadito anche questa sera Manghi, che nel giro di breve tempo, speriamo sia il più breve possibile, verrà fatto un nuovo bando come quello del 2020 con dei contributi a fondo perduto. Noi abbiamo chiesto che questi contributi vadano però direttamente alle società, perché il transito attraverso i comuni ci ha portato in molti casi a alcune lungaggini e in alcuni casi mi è capitato in un comune, Sassuolo, lo dico, che quel contributo lo abbia ancora in mano il comune senza averselo trasferito, senza avere il comune nessun tipo peraltro di onere derivante dalla gestione, quindi abbastanza incomprensibile, però intanto non è stato girato. Quindi insomma questi fondi perduti vanno benissimo, come abbiamo detto in Regione e abbiamo detto anche al Governo, al Ministero per lo Sviluppo Economico, bisogna fare presto, subito, bene. Non è detto che queste cose vadano insieme, ma in questo caso devono andare. Poi è chiaro che la Regione, come si diceva prima, è stato richiesto di farsi portatrice nella conferenza Stato-Regioni di tutta un'altra serie di passaggi, oltre ai quali io aggiungerei, guardate, anche, lo dico con forza, che noi vogliamo ridiscutere del tema delle limitazioni. Non capisco perché in questi giorni sentiamo dire che dal 31 molte cose cadranno e per quanto riguarda le piscine e le palestre si continua a considerare ancora le limitazioni con quei metri quadri, si continuano ancora a considerare tot spazi di gestione in acqua. Cioè, ancora una volta, primi a chiudere, ultimi a riaprire, ancora una volta stiamo cominciando a discutere di allentamento e come al solito, ad esempio, quando arriva il calcio, per l'amor di Dio, siamo tutti appassionati, poi si arriva velocemente al 100% di presenza negli stadi, noi, lo vorrei sottolineare, negli impianti natatori, con il parametro 1 a 5 in acqua, stiamo lavorando al 40% della nostra potenzialità. Cioè, nella tempesta perfetta ci sta che noi abbiamo la possibilità di ricevere il 60% in meno di utenza che avevamo rispetto al prima del Covid. E poi in ultima battuta al governo richieste chiare, cioè serve, può essere anche una buona forma, io lo condivido, il bonus sport, ma noi abbiamo chiesto un contributo di 150 milioni di euro a fondo perduto da trasferire agli impianti sportivi proporzionalmente agli spazi che questi gestiscono, con soldi che devono arrivare direttamente ai gestori, perché questa è una misura di urgenza che ci consente comunque di mantenere aperti gli impianti.
Poi ci sono degli interventi di natura, come hanno detto prima i colleghi, più strutturale. C'è il tema dell'efficientamento energetico. Non si capisce perché nel sostegni ter, quando sono state citate le aziende di natura di carattere energivoro, i nostri impianti non sono stati inseriti. Richiesta fatta al governo in maniera chiara. Se noi potessimo portare a credito d'imposta quella parte di differenza che oggi è enorme tra quanto pagavamo prima di tariffe e quanto paghiamo oggi, sarebbe comunque un sostegno, ma non c'è ancora stata alcun tipo di risposta. Quindi sono quattro richieste molto chiare: efficientamento attraverso l'estendimento dell'ecobonus, alleggerimento delle limitazioni, un fondo straordinario di 150 milioni, anzi sono 5, il bonus sport e l'inserimento degli impianti sportivi a partire da quelli natatori tra gli impianti energivori. Se si vuol fare sul serio e davvero si crede che questo debba essere un settore che viene salvato, diciamo che queste misure sono tutte quante essenziali. Poi ci accontenteremo anche di vederne alcune, non tutte. Il tema però è che qualcuna la dobbiamo cominciare a vedere, perché noi ci mettiamo tutta la nostra forza, la nostra energia, la nostra sportività, la nostra voglia di ripartire ancora. Questo è il messaggio che vogliamo dare, ma capite bene, capiamo bene, capite, lo dico al pubblico, che insomma è bene che scendiamo tutti in campo per tutelare il nostro interesse primario, che è continuare a consentire sport, salute, socialità e questo servizio che io considero meraviglioso, anche soprattutto su questo voglio chiudere, per le giovani generazioni, perché guardate che cioè, il Covid a quei ragazzi sta facendo perdere veramente tanto. A me ad esempio l'introduzione del Green Pass credo che sia stata una misura assolutamente corretta, ma nella prima fase, quando ovviamente le vaccinazioni andavano ancora a rilento, noi abbiamo perso tutta quella fascia di utenza tra i 12, 18 e i 20 anni, che è una fascia che sta soffrendo questa pandemia in maniera troppo significativa. Quindi li vogliamo proprio rivedere nei nostri impianti e partire anche da quest'estate, sperando che sia un'estate insomma il più possibile libera e il più possibile divertente. Grazie per aver aggiunto anche altre tematiche importanti come quella insomma dell'apertura del 40%, nonostante tutto quello che sia stato detto e nonostante anche i dati insomma abbiano detto che fondamentalmente la piscina sia uno dei posti in assoluto più sicuri per non prendere il Covid. Allora lascio a voi che siete in studio, Ermanno Pasini e a Gabriele Corzani, le conclusioni di questa nostra chiacchierata, di questo nostro speciale. Chi vuole partire dei due? Comincio io così finisce la domanda. La cosa bella veramente di questo Covid, e questo lo posso dire con una ragione di causa, è il fatto che ci siamo conosciuti tra gestori. Prima ci conoscevamo lo stesso, ma un po' con l'occhio del ma questo mi porta via i clienti. Adesso del rivale, siamo, del rivale. Esatto, no? Un po' del rivale. Adesso ci siamo conosciuti invece dal punto di vista proprio gestionale, abbiamo visto che abbiamo molte affinità. Abbiamo visto, come dicevano anche i colleghi, che insieme possiamo fare, intanto possiamo urlare di più, possiamo comunicare meglio e alla fine gli impianti natatori sono talmente pochi ancora in Italia che di bacino d'utenza veramente ce n'è tanto. Se riusciamo a portare tutte le persone in piscina, perché è anche un bene primario il nuoto, insomma, con un'Italia che ha tantissimi chilometri di costa, cioè il fatto di saper nuotare è anche una salva la vita, questa cosa di essere insieme, la comunicazione aumenta. Vorremmo fare anche un gruppo d'acquisto, cercare di valorizzare proprio il fatto di costruire questa filiera di gestori di natatori per poter da un lato risparmiare su alcuni costi, ma dall'altro anche migliorare i servizi, quindi cercare di vedere il gestore che ha trovato le soluzioni migliori per poter poi applicarle anche a tutti gli altri, perché la qualità, come dicevamo prima, paga e soprattutto gli utenti potrebbero aumentare e il problema per il governo sarebbe quello di costruire altri impianti, che sarebbe il nostro sogno. Ermanno Pasini? Bene, io volevo solo aggiungere che in piscina si nuota anche, nel senso che non si fa solo nuoto, non ci sono solo i bambini, non ci sono solo i ragazzi.
ci sono gli adulti, molte persone adulte vengono in piscina su raccomandazione del medico, perché non sa neanche magari cosa succede, molti medici, ma comunque li mandano in piscina. Bene, ci sono gli anziani, quindi ci sono delle categorie sociali anche deboli che possono venire in piscina in orari in cui non ci sono gli affollamenti dei corsi di nuoto, delle squadre agonistiche. Per cui i nostri spazi sono veramente grandi e poco utilizzati. Per cui questo è... Ogni regione ha fatto una legge sanitaria, chiama sportivo-sanitaria, dove lo sport è messo in una ricetta all'inizio, prima fai movimento, poi prendi farmaci. Nella prevenzione primaria e secondaria, che io sappia, in nessuna regione d'Italia si è visto che l'applicazione di queste leggi. Noi, con il presidente Bonaccini, abbiamo avuto un'interlocuzione ormai 2 anni fa, le abbiamo presentato un lavoro che è costato mesi di fatiche, ricerche, per dimostrare quanti diabetici ci sono nelle nostre regioni, quante persone con l'osteoporosi, quante persone con l'ipertensione, quante persone con malattie croniche o degenerative muscoloscheletriche. Tutte trattabili in piscina. E tutte trattabili primariamente per fare in modo che i bambini non crescano male. Oggi, i momenti di sviluppo, chi li gestisce? Noi abbiamo il tasso di abbandono dallo sport il più basso a Rimini, uno dei più bassi d'Italia. Perché? Forse non siamo capaci noi gestori, o forse abbiamo sbagliato qualcosa, o forse non siamo solo noi responsabili. È per questo il manifesto. Per me il politico, è stato eletto da noi, ha il dovere di governare anche queste cose, ha il dovere di metterci la faccia, come ha fatto il nostro assessore Moreno Maresi, che ringrazio, come ha fatto Magni. Questo è. Sono le loro comunicazioni, sono loro che ci rappresentano, sono stati eletti. Gli eletti devono fare la strada, devono guidare, devono informare le persone. Oggi non c'è nulla che lo faccia, lo facciamo noi con il nostro marketing, e oggi mettendoci tutti assieme troveremo gli strumenti adatti per fare modo di fare una comunicazione culturale, dove questo è un bambino cresciuto nel mondo dello sport, è difficile, diventa un bullo, fa del bullismo. Quindi questo è, quindi noi siamo anche noi scuola. La scuola è esente IVA, l'insegnamento. Noi siamo sanità, la sanità è esente IVA. Ripeto, il signor Magni ha detto tutto bene, però l'acqua è regionale, non è statale. Non c'è il costo del gas, l'acqua è lì sotto, la andiamo a pescare e già quello ci farebbe risparmiare. Aggiungo a quelle 5 cose che ha detto il collega prima, c'è anche questo. Noi abbiamo chiesto attraverso la vecchia amministrazione di Rimini di poter ridurre i costi dell'acqua, che è una risorsa fondamentale per noi. Noi consumiamo centinaia di metri cubi al giorno d'acqua. Quindi queste sono cose immediate. Il credito d'imposta è una cosa immediata. La possibilità di utilizzare i bonus sono una cosa immediata. Tutti li possono utilizzare, gli alberghi? Tutti, noi no. Il turismo ha un IVA del 10%. Noi, chi come me fa società, ha il 22%. Non dico che noi valiamo più o meno, ma meno uguale. Quindi in piscina si nuota anche, quindi possiamo fare tanto altro. Per quello che mi piace sottolineare dal punto di vista proprio ottimistico, tutti devono venire da noi. Chiunque può iniziare a rifondarsi, a rimettersi in gioco, a rimettersi in sesto, quindi e all'interno dell'acqua. In acqua non si fa male a nessuno. Uscite dall'acqua, poi si torna sotto il carico, si va nelle palestre a fare attività sportiva diversa. Questo è l'insieme. Quindi è tutto un insieme socioculturale, sanitario, è tutto un insieme. Per noi abbiamo un valore aggiunto notevole che a oggi non ci viene riconosciuto. E allora grazie Armando Pasini, grazie. Grazie a voi. Grazie a Gabriele Corsani. Grazie, grazie a voi. Grazie a Claudio Nicolini che ci ha salutato, anche a Gianmaria Manghi della Regione per l'intervento, e grazie ad Alessandra Fantini. Grazie Alessandra. Grazie a Fabio Cornacchia, grazie ad Eros Montemaggi, Alessandro Lana, Luca Bosi e Massimo Bardi per essere intervenuti in questa nostra trasmissione. Ecco, l'ultima parola direi che riprende un po' lo slogan del vostro manifesto, ovvero tornate in piscina e in palestra senza timore, senza paura. Grazie a tutti voi, buon proseguimento.